E ciao a tutti matti del JTF Clan, il vostro gioco vi parla. Ed oggi sono qui sul terrazzo di casa mia in compagnia della mia carissima amica Silvia. Saluta. Che antipatico che sei. Dai, che ridere che fai. E siamo qui appunto tornati oggi nel primo giorno di scuola, credo, penso che... Sì, penso che lo posteranno lunedì questo video. E comunque se non fosse, vabbè, avrò fatto una figura di merda inutile. Siamo qui tornati su Black Ops 2, come potete vedere. Il gameplay è fatto dal nostro JTF Alien e sono... È un 90-0, quindi un flawless triple nuke equivalent, si potrebbe dire. Su standoff dovrebbe essere la mappa, se non ricordo male, che da una cifra che non gioco a Call of Duty Black Ops 2. Su squadre multiple e stavo utilizzando una N94, ma se avete dubbi o perplessità sulla classe scrivetelo pure nei commenti, che JTF Allen sarà molto contento di rispondervi. E soprattutto passate a supportare il nostro JTF Allen, che è in un momento abbastanza triste, perché non si sa come mai gli continuano a mettere dislike su dislike. È appena arrivato anche 2000 iscritti e poverino lui, lo prendono per il culo perché si vede che ha la voce da marcio. No, sto scherzando naturalmente. E comunque passate a supportarlo perché davvero necessita del vostro aiuto. E comunque ragazzi, come appunto prima detto, spero che questo video venga postato lunedì, perché sennò vabbè, l'idea del mio commento andrebbe in fumo. Ma volevo un po' parlare dell'inizio della scuola in generale, sia superiore che vabbè medie, se voi se siete ancora alle medie, e per me di università. Quello che vorrei di cui vorrei trattare in questo commentary essenzialmente sono i buoni propositi che si fanno ogni anno, almeno io mi faccio ogni anno prima dell'inizio della scuola, ma che non si sa per quali strani motivi mai non riescono a essere appunto soddisfatti. Perché mi ricordo l'anno scorso, anzi in quarta, sì, bene, l'anno scorso, inizio della quinta, avevo avuto 3 debiti in quarta e avevo studiato tutta estate, proprio tantissimo, e avevo detto: caspita, adesso in quinta vi giuro voglio riuscire a uscire con l'80. Mi ero fatto di quei propositi che boh, forse Gesù Cristo riuscirebbe a con le sue potenzialità riuscirebbe a soddisfare, ma non sono riuscito, perché a metà della quinta mi è passata la voglia completamente di studiare. Poi vabbè, sono uscito col 70, non mi lamento assolutamente, però ogni anno all'inizio della quarta mi ricordo avevo detto: sono arrivato fino in terza senza debiti, voglio riuscire a fare tutto il liceo senza aver debiti, visto che in quinta se hai debiti sei bocciato, perciò ho detto dai, cerchiamo di non prendere nessun debito. Sta di fatto che in quarta poi mi sono preso 3 debiti, è stato strabello perché mi hanno preso tutti per il culo dicendo... ho avuto 0 debiti fino in terza, poi me ne sono pigliati 3 in quarta, quindi ho recuperato tutti gli anni che avevo appunto perso. E la cosa mi fa riflettere, perché è difficile, soprattutto quando si è a scuola, riuscire a mantenere degli standard di, diciamo, presupposti. Perché è molto difficile, cioè, soprattutto quando si diventa più grandi, che si hanno molte più opportunità di uscire, di stare in compagnia. E la voglia di studiare, almeno a me, andando negli anni, è andato molto 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 calando. Però soprattutto alle superiori intendo, perché comunque ho sempre pensato, alla fine le superiori non, cioè il voto delle superiori non comporterà il mio ingresso all'università e soprattutto al lavoro successivamente. Perciò ho detto chi se ne frega. Però vabbè, non prendete da me sicuramente, studiate se volete studiare, ma vi dico solamente che quest'anno che inizia l'università non so davvero, stranamente, che presupposti farmi. Perché vi dico, l'università rispetto a comunque le varie scuole è un mondo completamente diverso, non solo dal punto di vista che sei più grande, sei indipendente e robe così, ma il fatto è che non c'è più un concetto di classe, perché ogni lezione si sposta, quindi quelli che seguono dei corsi vanno in un altro corso, quindi tu non hai gli stessi compagni per sempre. A parte questo, l'università è diversa perché tu devi, sei tu che diciamo ti devi prendere carico dello studio, perché anche naturalmente alle superiori è così, però i professori ti dicono: facciamo la verifica su questo argomento, che potrebbe essere un argomento, non so, 10 capitoli, roba così. Il problema è che quando all'università magari tu fai un paio di mesi di lezione in cui magari hai 10 libri da leggerti e l'esame è su tutte quel mese di lezione, tutti quei 10 argomenti, 10 libri. Il fatto è che appunto devi riuscire a calcolare bene i tempi, e la cosa è davvero molto diversa, e perciò appunto per questo non so proprio cosa aspettarmi da questa università.
Perciò magari vedrò come vanno i primi mesi e poi potrò farmi dei presupposti comunque per gli esami futuri. E questo era essenzialmente quello che volevo dirvi. Vorrei sapere se anche voi come me più o meno tutti gli anni vi fate dei, diciamo, dei presupposti per l'anno, che, l'anno venturo, e se riuscite a soddisfarli, meglio per voi. Fatemelo sapere nei commentari e nei commentari, ciao, nei commenti, porca merda. Silvia, vuoi dire qualcosa alla community di YouTube? Che io ho il mio buon proposito, che quest'anno studierò perché sono in quinto agli esami, e spero di mantenere il mio buon proposito, che ovviamente non sarà mantenuto, infatti, come sempre. Ma hai già detto che vuoi fare il numero massimo di assenze nella tua vita. Quello sì, però è il numero massimo che è possibile fare, perché vabbè, dai. Va bene dai ragazzi, qui il commentary si sta per terminare. Spero che comunque vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. E passate dal canale di Alien, come vi ho detto, perché serve davvero il vostro supporto. Se il commentary vi è piaciuto o qualsiasi altra cosa, passate nel mio canale, che anche io ho appena raggiunto i 4.000 iscritti. Sta per uscire un video speciale con questa qua a fianco. Sì, la Silvia stavo dicendo. Quindi davvero, passate al mio canale, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale del clan. Qui dal vostro Gioscemo di professione è tutto, e anche dalla Silvia. Ciao, saluti. Salumi, pace, amore, gioia infinita. Sembra un bazooka nella tuta. Minchia, non ti piace il GTF? Minchia, ammazzati. Figa, sparati. Quando arrivo devi farmi passare.